saranno i controlli che cercheranno di questa storia? Questa è un'altra storia e come tale è una nuova storia, quindi come tale bisogna affrontarla con tutte le nostre armi a disposizione, tenendo conto dei nostri difetti e dei nostri pregi. Abbattuta non dobbiamo prendere gol e farne magari qualcuno. Del Cosenza non ho riferimento perché non ha giocato due partite di gol, ma avrà sicuramente visto qualche cosa a quant'altro. Che cosa pensa di questa squadra? Poi bella giocata da questo campionato oggi dopo, no? È stata una partita persa malamente, questa squadra si giudice attuale si fa. È un'altra storia per quello che riguarda il la partita del ritorno a Cosenza, sicuramente allora è la prima di campionato, è il derby, ci sono tante tante componenti perché noi possiamo essere concentrati, determinati a voler fare, a voler incominciare un certo tipo di percorso. Cosenza è una squadra ostica, lo è sempre stata. Allenatore bravissimo che prepara benissimo le partite e quindi sappiamo che troveremo delle difficoltà, ma sappiamo anche che possiamo mettere in difficoltà chiunque. Siamo pronti. Siamo pronti sotto tutti gli aspetti. Devo dire che queste due partite ci hanno preparato, ci hanno migliorato sotto l'aspetto sia mentale che fisico, perché sono state due partite vere e quindi ci prepariamo, quindi ci apprestiamo a iniziare il campionato, secondo me in un buon livello psicofisico. Sicuramente non possiamo essere al 100%, sicuramente c'è qualcuno più in ritardo rispetto a qualcun altro, ma la squadra è in una buona percentuale in forma, o perlomeno è pronta per incominciare questo campionato. Sì, sono recuperati e hanno fatto praticamente tutta la settimana e quindi disponibili. Allora, queste due domande, la prima è relativa ai fattori che potranno incidere sulla partita. Braglia ha disputato l'ultimità realmente a Porto Chiusa, anche oggi di a Porto Chiusa. Forse questo è stato un precampionato non proprio più grande, nel senso che abbiamo messo anche le mani avanti, la società che approfittava con gli acquisti. Quanto può incidere il precampionato del Cosenza mentalmente sulla partita di domani? E poi le chiedo una domanda più tecnica e più a più dubbi sul quinto di centrocampo o sul terzo di difesa. Allora, per quanto riguarda il Cosenza, sinceramente non mi interessa porte aperte, porte chiuse, tanto sappiamo la capacità di cambiare e di rimodulare la squadra, quindi si conoscono le caratteristiche di Braglia per quello che può essere la disposizione in campo, non soltanto a inizio partita ma anche durante la partita, e quindi siamo pronti ad affrontare il Cosenza in tutte le sue forme. Per quello che riguarda il quinto, il terzo, devo dire che siamo, a parte Rutten, siamo tutti disponibili e quindi tutti pronti anche Mazzotta, e quindi siamo tutti pronti a iniziare questo campionato. Pronto. Questa c'è un entusiasmo, ne abbiamo parlato, l'entusiasmo anche degli abbonamenti che crescono, grande attesa, il giusto equilibrio anche nelle dichiarazioni da parte della società sua. Quanto l'aver ben fatto contro la Sampdoria in maniera particolare deve essere caricato come stimolo positivo e non come responsabilità? Abbiamo visto che forse quando ci prendiamo troppe responsabilità anche cariamo di attenzione o di tensione. Non sono d'accordo su questa ultima considerazione, perché credo che più che delle responsabilità del girone di ritorno dell'anno scorso, quando eravamo ultimi in classifica, eravamo con l'acqua alla gola, e nonostante l'acqua alla gola abbiamo lavorato da primi posti. È
è chiaro che adesso, come dicevo al suo collega, è una nuova storia, si ricomincia. Questa squadra ha una mentalità ben definita e consolidata e quindi penso che le pressioni facciano parte, anzi, guai se non ci fossero, della professione che facciamo, non soltanto da parte dei giocatori, ma anche mia. Io non l'ho detto, io percepisco un altro ambiente, interno ed esterno. Sicuramente siamo molto più piantati per terra, siamo pronti anche a cadere adesso. E quindi conosciamo di più la categoria e quando dico che siamo pronti, credo che l'aspetto più importante sia quello mentale. Quindi conosciamo la Serie B e le insidie che potremo andare a trovare. Giovanni? Beh, allora, cioè, nel momento in cui uno decide di proseguire un certo tipo di relazione e di consolidare questa relazione professionale, ci sono tutti i presupposti per poter lavorare al meglio. Io a fine stagione ho detto che ero stato messo nelle condizioni di lavorare al meglio insieme allo staff, le posso confermare che questo sta avvenendo ancora di più quest'anno. Questa società ha sempre dimostrato di non fare passi più lunghi di quello che può essere la possibilità economica o tecnica o quant'altro. Stiamo facendo le cose in maniera adeguata, stiamo migliorando le strutture, questo è un aspetto sicuramente determinante e la stessa cosa sta avvenendo all'interno dello spogliatoio perché comunque gli acquisti, la capacità di andare a prendere giocatori funzionali a quelle che possono essere le idee comuni sono improntate in questo. Poi non è detto che i risultati possano arrivare, però di sicuro mettono nelle condizioni l'allenatore di esprimersi al massimo. Allora io ci tengo particolarmente perché comunque per i tifosi, per tutto quello che è il movimento. Le statistiche sono fatte per essere stravolte, non credo che ci sia una cosa scontata, anzi a maggior ragione domani ci sono, se vogliamo, tanti aspetti. La prima di campionato, si vuole iniziare bene, siamo davanti al nostro pubblico, il derby, quindi non vale doppio, vale triplo. Saporito? Giro. Ma di limare quelle cose che magari non sono funzionate in questo precampionato, migliorare alcuni aspetti, di sicuro gli episodi fanno la differenza, sono cose dette e ridette, però di sicuro vedo la squadra pronta, pronta mentalmente, quindi la prestazione noi non la sbaglieremo. Questo è un aspetto importante, c'è la giusta concentrazione, c'è la giusta paura, c'è il giusto nervosismo e quindi, ripeto, siamo pronti per fare questa partita. Non so se sei d'accordo con questa dinamica, cioè in questo derby chi è più da perdere in un certo senso, per tanti motivi. No, non siamo a campionato iniziato. Non posso fare considerazioni diverse da quelle che potrebbero essere la prima di campionato. La prima di campionato nasconde tantissime insidie. Noi giochiamo a scatola chiusa e il Cosenza gioca a scatola chiusa, è la prima di campionato, quindi non ci sono dietrologie, non ci sono, non c'è un recente passato di partite fatte in una certa maniera,
non c'è un momento da valutare, perché il momento effettivo per valutare lo stato di forma sia del Cosenza che del Crotone non c'è, perché è la prima di campionato, non è che siamo alla terza, alla quarta o alla quindicesima. Ma certezze non sarei, no, non vorrei essere smentito, le certezze sono quelle del lavoro, sono quelle di aver fatto 45-40 giorni in maniera ottima, scusatemi, ridico sempre le stesse cose, abbiamo lavorato molto bene, siamo pronti per iniziare il campionato, sicuramente siamo molto più pronti rispetto all'inizio del campionato scorso, se questo magari voleva sapere. Però nonostante questo, domani è un punto interrogativo, è la prima di campionato e quindi come tale non saprei darle risposte più precise, incognita, ma con la certezza che abbiamo fatto un lavoro importante. Altre domande? L'identità di questa squadra, quanto è vicina alla sua, alla sua psicologica? Beh, io penso che ormai le idee sono comuni, c'è una voglia di lavorare in una certa maniera, c'è la ricerca di lavorare in una certa maniera, la squadra nonostante magari possa aver concesso qualcosa comunque non si è mai sfilacciata, sia con l'Arezzo che con la Sampdoria. Non credo che, cioè non c'è mai una fine, non ci sarà mai una soddisfazione finale, perché credo che il nostro modo di lavorare deve sempre essere messo in condizioni di migliorarsi sempre, e di sicuro troveremo sempre qualcosa che non funziona o qualcosa da perfezionare. Però detto questo, è una squadra che sicuramente è a un buon livello, può crescere tantissimo, deve crescere tantissimo, però sono qui a farle questo discorso, non abbiamo ancora iniziato il campionato, quindi magari fra un paio di mesi, fra tre mesi potremmo fare un discorso diverso. Stiamo lavorando per questo. E d'altronde non possiamo farne a meno. Questo è un percorso che si ripete, però si è visto il lavoro che è stato fatto l'anno scorso, quindi diamo tempo al tempo di migliorare le condizioni delle strutture. Assolutamente no. Vincenzo, poi Claudia, due domande che riguardano il gruppo. La prima, il gruppo che attualmente le consente anche di giocare in un modo diverso, in alcune situazioni mettendo un giocatore sotto le due punte, perché caratteristiche di Vito di Isaac stesso, comunque di dà queste alternative in più, considerazioni su questo. E poi io volevo sapere che garanzie le dà un stacchio a tutta fascia, nel senso deve fare l'esterno puro, lei come l'ha visto anche nella fase di... Mustacchio le cose migliori le ha fatte in quel ruolo lì, perché credo che a Perugia giocasse in quel ruolo lì e credo che nel momento in cui arriverà a una condizione migliore, sia tecnica che fisica, possa essere un valore aggiunto. Per quanto riguarda il discorso del tre quarti, non è nient'altro che una mezzala messa in rotazione rispetto ai centrocampisti. Probabilmente hai più presenza davanti nella zona più avanzata del campo, ma noi lavoriamo già in questo modo. Claudia. Buone. Sì. A posto? Sì. Diciamo. Grazie.